Ma perché, John? Perché? Gli domandò sua madre. Perché non devi essere un gabbiano come gli altri, John? Ci vuole tanto poco. Ma perché non lo lasci ai pellicani, il volo radente, agli albatri? E perché non mangi niente, figlio mio? Sei ridotto penne e ossa. Ciro! Sì? Sei qua? Sì, è che stavo dormendo. Sei uno dei protagonisti di Sotto il sole di Riccione. Interpreti un personaggio tipico della Riviera Romagnola, Ciro La Manna, questo playboy. La cosa che ho in comune è che lui se n'è andato per seguire un sogno che poi ha mollato, in realtà era la musica, e forse non gli interessava più di tanto farla, e io invece ho proseguito il mio di sogno, che era la recitazione. Celebrity Hunters, caccia all'uomo, che esperienza è stata? Noi non avevamo i cellulari, li avevamo lasciati all'inizio, dovevamo stare senza. La dimostrazione della dipendenza che abbiamo da questo è evidente in quanto facciamo tutto. La cosa è che ho guadagnato è del tempo che ho investito in maniera diversa, perché non avendo i cellulari, quando lì stavamo ospiti a casa delle persone, prendevamo un libro. Ecco. Che era, quindi forse dovremmo, per leggere, dovremmo mettere da parte forse un po' questo. E tu cosa aspettavi? Sei stato protagonista anche di tanti videoclip. Sì, ne ho fatti 3, 4. La Laura Pausini, ho fatto Ligabue. Qualche volta ancora bocca aperta. Poi ho fatto qualcun altro. Diciamolo che non si ricorda, era fatti con lui. No, infatti almeno sì, un po'. Non aver paura quando va a dormire solo. Cristiano, tu sei nato e cresciuto a Taurianova in Calabria. Che ricordi hai di quegli anni? Allora, non facilissimi per me. Infatti sono andato via molto presto. E quindi sicuramente una realtà molto piccola. Però avevo voglia di andare via da prima. Quindi quando ho fatto 15 anni ho deciso di andare ad Assisi. E ho finito le superiori là, ho fatto terzo, quarto e quinto superiore, l'ho fatto lì ad Assisi, in un collegio. Vi siete trasferiti tutta la famiglia? No, solo io. Ah, solo tu? Sì. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Io sì, perfettamente. Ma che adolescente eri? Un ribelle, un timido, eri introverso? Io dico sempre che io fondamentalmente sono un timido, ma non sembro timido, non lo sono mai sembrato. E questa è una bella condanna. Però lo sono, io lo sono. Non ero ribelle, anzi io sono stato sempre molto tranquillo, ero molto socievole, quello sì, mi divertivo molto, però andavo bene a scuola, cioè non ero... E poi vieni a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove ti sei diplomato. Ho iniziato l'università in realtà prima, ho fatto mediazione linguistica alla Sapienza per 2 anni. Ecco, e quando hai capito che recitare ti piaceva, ma soprattutto che concretamente poteva diventare un progetto di vita? È che forse non l'ho ancora mai pensato che può diventare un progetto concreto. E dopo invece ho iniziato a divertirmi, per me è stato un gioco, mi sono stradivertito e ho detto voglio fare questo, quindi ho provato al centro, ho detto se entro lì lascio l'università, sono entrato, ho lasciato l'università. E poi meno male che ho trovato il coraggio di scriverti quel messaggio e di baciarti. Tuo padre è un paroliere, uno scrittore, è stato lui a suggerirti cosa leggere da piccolo? Il primo libro che mi aveva consigliato, che mi ha fatto leggere, è stato Il gabbiano Jonathan Livingston. E che ricordi hai di quella lettura? Ma è che lui facevamo questo gioco con i libri che mi dava. Dovete dirmi una parola che è il significato di tutto il libro e la morale. E allora prova a ricordarla, no. Cos'era la parola sintetizzava quel libro? Era questo senso di libertà, questa disobbedienza che aveva questo gabbiano per cercare la sua libertà. Siete è stato il primo e che me la... anche la gabbianella e il gatto. Certo, Sepulveda. E poi i suoi libri di poesia, però quello è stato il primo, per questo me lo ricordo sempre. E poi un libro sull'anticonformismo, sull'andare controcorrente. Bisogna avere consapevolezza e coscienza della massa, perché se no tentare solo di essere diversi non serve a niente. Il tentativo di provare una strada diversa ci deve essere sempre, poi puoi sempre tornare indietro. Però la curiosità di vedere qualcosa di nuovo è fondamentale. Quando viaggi i libri ti accompagnano? No, visto che ci sono i cellulari e tutto, guardo sempre molte serie. Leggere rispetto a vedere qualcosa che è una distrazione, è una fatica, fatica tra virgolette maggiore. Certo. E la lettura è la tua voce, ti dici delle cose, leggi delle cose, te le riporti. Ho scritto di più, poesie tra l'altro. Il tuo romanzo, Chiedimi la luna, che comincia con questa notizia che la luna si è improvvisamente spenta. E da dove hai preso ispirazione? Io sono partito dall'idea che volevo collegare un mondo fantastico con una cosa
super reale. Allora dico la luna, sai, la vediamo sempre, sappiamo tutti come funziona, invece mi piacerebbe pensare che funzioni in un modo completamente diverso. Allora sono partito da lì. Hai altre letture da consigliarci? Se ultimamente che ho letto, e se ami qualcuno dillo, che è di un mio amico in realtà, Marco Bonini, che è sempre un attore, che ha un rapporto con il padre, è molto, molto, molto bella come storia. E se devi scegliere un libro? Tendo a farmi consigliare, non in libreria, non sui social, comunque se è piaciuta ad una persona che tu stimi così, qualcosa ci ritroverai, magari non ti piacerà, però anche per capire perché ti è piaciuto. Ti capita di leggere dei libri da serie che magari hai apprezzato? Tipo Il Signore degli Anelli, non l'avevo mai, anche se l'ho visto da poco, che è una cosa terribile. Però ho sempre pensato che non mi piacesse quel genere, in realtà l'ho amato da morire, quindi mi sono pentito di non averlo fatto prima. Anche tu sei un ascoltatore di audiolibri? No, più podcast, che è anche una cosa che sta andando molto. Ora sto facendo il mio primo audiolibro, quindi magari ne innamorerò. E secondo me è una cosa anche molto fruibile, più fruibile della lettura, che l'ascolti anche mentre fai altro, te ti fa immaginare le cose, segui l'autore. Tu sei molto presente sui social, li usi quotidianamente. Mi diverte, è un modo di comunicare, poi sei un bacino molto grande anche di pubblicizzare qualcosa che ti va di far vedere. E diciamo è come un libro, sì, in cui scegli tu le pagine da mostrare. È un po' poi l'immagine che noi vogliamo far vedere, che gli altri vedano di noi, ma questo lo facciamo nella vita anche quando ci presentiamo, nessuno mostra il peggio di sé. Sei scaricato? Com'è possibile? Siamo qui a San Lorenzo, come vedete qui dietro le nostre spalle abbiamo la chiesa. Qui è successo il fatto.